Circa 64 eventi che all'interno di questo grande contenitore che ha per titolo Se tutte le donne del mondo e che ha il valore simbolico di essere una speranza, un auspicio e anche l'indicazione di un modo diverso di stare al mondo fra donne, cioè che le donne, se le donne si unissero, se le donne facessero alleanza fra di loro, probabilmente noi vivremmo in un mondo migliore, dove ci sarebbe maggiore cura per l'ambiente, maggiore cura per la vita delle persone, una dimensione più etica. Un mese dedicato alla promozione di una narrazione positiva, sana e giusta delle relazioni tra i sessi. Marzo Donna, Se tutte le donne del mondo, propone una riflessione di relazione e convivenza libera dagli stereotipi di genere, nel rispetto della dignità e dell'autodeterminazione delle donne e di coloro che si identificano nel genere femminile. Questa mattina, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, la delegata alle pari opportunità, Simonetta Marino, ha presentato il programma della rassegna che durerà dal 1 al 23 marzo. Il filo conduttore è il superamento della rappresentazione della donna come sesso debole per inventare un modo diverso di stare insieme e di stare al mondo. L'occupare questo mese, dedicare questo mese con tanti eventi alle donne dovrebbe segnare anche un passaggio di continuità e soprattutto mostrare quanto le donne fanno in città, quanto le associazioni di donne si dedicano all'impegno civile e sociale. Questa è solo una vetrina in cui si riesce a fare vedere a tutta la città ciò che solitamente è invisibile.